Paolo Mazza, assessore urbanistica del comune di Formia. Rigenerazione urbana sarà questo un po' il leitmotiv, il filo conduttore di questo atteso convegno che si svolgerà mercoledì prossimo presso la sala Ernesto Ribò del Palazzo Municipale. Rigenerazione urbana è ormai un strumento nuovo dell'urbanistica in campo nazionale e anche internazionale. È una forma etica, una forma innovativa di rispetto dell'ambiente, coniugando però anche con sviluppo. Sì, la legge regionale poi più che altro che innovativa, che è stata approvata dalla Regione Lazio nel 2017, è un'opportunità che si pone nei confronti dei comuni, ma non solo, nei confronti delle forze sociali, delle associazioni di categoria, delle associazioni di cittadini, di volontariato, e non è uno spot. Perché è una sorta di pianificazione che va al contrario, cioè si parte da quelle che sono le esigenze dei comuni, da quelle che sono le esigenze di alcuni ambiti territoriali che hanno la necessità di rigenerare proprio il proprio tessuto. E con questa legge si apre questo tipo di opportunità. Per questo è un convegno organizzato con relatori di primo piano. Verrà l'architetto Manuela Manetti, che è il direttore dell'urbanistica della Regione Lazio, con la quale devo ringraziare, perché si è messa completamente a disposizione della città di Formia, ma soprattutto della sua comunità, semplicemente aderendo all'invito. Ci siamo sentiti un paio di volte, alla terza volta mi ha dato le date di disponibilità e questo sta avvenendo. Oltre all'architetto Manetti ci sarà l'ingegner Raffaelli, che è uno dei più alti consulenti in materia proprio di rigenerazione urbana, nello specifico della legge proprio regionale. Quindi per questo è un convegno proprio la cui importanza è essenziale nei confronti proprio del mondo imprenditoriale, delle associazioni e dei cittadini e delle associazioni di cittadini. Il sindaco Paolo Avella ha dichiarato che la rigenerazione urbana, oltre a confermare anche un pilastro del vostro programma elettorale, si deve e si può coniugare con sviluppo, soprattutto favorire lo sviluppo in un comparto che ancora soprattutto deve registrare e contare le conseguenze di questa crisi infinita del settore appunto edile e urbanistico, però i benefici potrebbero ricadere sul territorio, con tutto l'indotto che nonostante tutto è ancora presente sul territorio. Sì, sicuramente occorre muoversi, occorre fare atti, che è quello che dico sempre, che noi dobbiamo fare atti, dobbiamo parlare con atti. Scherzosamente ti dico quante volte mi hai chiesto facciamo un'intervista e ti ho sempre detto facciamo un'intervista al momento in cui c'è da presentare un qualcosa che di concreto che si va a realizzare. Questo convegno è proprio il punto iniziale per andare verso un avvio della pianificazione urbanistica, per andare a definire alcuni ambiti territoriali da sviluppare nell'ambito della rigenerazione urbana, quindi ricostruire il tessuto, rigenerare proprio i quartieri, dopodiché vediamo con questi ambiti territoriali vedere di renderli compatibili con quello che potrà essere il nuovo piano regolatore, perché ricordiamo che noi abbiamo un piano regolatore che è praticamente ormai quasi 40 anni di vita, che è stato frutto di una progettazione degli anni 70, e lascio solo immaginare le mille difficoltà di lavorare da parte degli uffici con uno strumento urbanistico di così vecchia data. Non volevo affrontare l'argomento, lo ha fatto lei, piano regolatore, tempi di approvazione, però soprattutto le chiedo quale proposta di piano regolatore, Purini 1, Purini 2, oppure potrebbe esserci una proposta ex novo? Allora, l'ho detto prima, innanzitutto cerchiamo di sfruttare quelle che sono le possibilità di questa legge sulla rigenerazione urbana, andare a individuare determinati ambiti, vedere la compatibilità con quanto è stato fatto del piano regolatore. I cittadini devono spendere il meno possibile, la comunità ha sostenuto diversi costi che si sono accumulati nell'arco degli anni con tre proposte progettuali di variante.
Quindi bisogna cercare di fare in maniera che i cittadini e la cittadinanza non abbia un ulteriore carico, o meglio, non più che gravoso carico. Dopodiché vedere la compatibilità di questi ambiti territoriali nell'ambito della nuova variante che dovrà essere verificata e poi si vedrà l'adozione del nuovo piano regolatore. Quindi l'ultima proposta del professor Purini non andrà in Consiglio Comunale per l'approvazione, da quello che lei mi sta dicendo? Sic et simpliciter no, non può, sicuramente si dovrà fare quel tipo di valutazione sia sulla proposta già presentata, non adottata, non pubblicata, semplicemente pubblicata online sul sito del comune, e dopodiché vedere la compatibilità con questi ambiti di rigenerazione urbana. È un work in progress, con l'attuale colazione stiamo ragionando anche su questa cosa. Si farà tutto con passi che saranno ovviamente concordati e nel più breve tempo possibile, perché dobbiamo arrivare a una... Quindi lei sta dicendo, in conclusione, con una semplificazione, la proposta di Franco Purini deve attenersi alle nuove e diciamo innovative proposte normative? Beh, la legge regionale è la legge del 2017 che è intervenuta successivamente, quindi già quella diventa un elemento da dover andare a verificare.